Bella nonno, si parte ragazzuoli, scappando dal vento siberiano, beh! Siamo dal Burio, beh ragazzuoli, detto che si vuole congelare il nonno. Hai visto quanta bella verdura, amore, eh? Hai visto che roba, eh? Meno male che c'ho mia moglie, che è una donna fantastica, fa anche delle riprese, che ve le state godendo le riprese di mia moglie, ragazzi. Amore, vai, amore! Vai more, Albano di Albania e con Romena della Romania, non mi venite addosso, che mi dicono marroni, beh. Hai sentito un albano che parla in romagnolo, beh. Ma questo... Ragazzi, mi devo far vedere dall'esorcista, perché non ho capito cosa sta succedendo, il mio cervello, il neurone l'ho riparato, comandato, me l'ha rispedito a posto, credo, boh, fumo, e magari metto anche la quarta, perché le donne giustamente c'è le matte corte, ma come bella la Toscana, ragazzi, ieri sera cinghiali, cosa pazzesca, e questo è il secondo migliorino che becchiamo, un saluto a tutti gli emiliani della zona di Ferrara e anche a quelli di Reggio, cambiato di nuovo il panorama, non so mica buono il fatto di Milano. Mi fai gli scherzi? Dici che mi riprendi, poi non mi riprendi, Riusciranno i nostri eroi a parcheggiare in un posto gratis dove si può scaricare, caricare tutto? Seguiteci. E lo scoprirete pure voi, perché non lo so nemmeno io. Qui ma noi in camper un paradiso. Ieri c'erano dei vecchietti. Marina di Carrara, lui e lei, facevano di quelle paglie dentro il camper, ultra settantenni, la mattina erano vicino a noi, ci dicevano ciao con la paglia,
pausa. Oh, che bel bestione, beh! Carico, scarico acqua gratis in inverno. Guardate che posto meraviglioso. Vedete la coppola in fondo, che comunque serve perché è un supermercato, non si vede bene, però tranquilla. Ho parlato ieri sera con una guardia giurata della Coop lì, così uno di quei sorveglianti. Nessun problema, c'è un parco giochi a fianco. Pini, vegetazione favolosa, un verde che è invidiabile. Guarda che casino, beh! Però che bel posticino! Mo adesso ci facciamo una bella mangiatina. Vedete, questi qui sono fusilli fatti dalla camperessa con melanzane, una sola padella. Ricetta da camper, no? Sugo pronto all'arrabbiata che trovate nel discount o supermercato di vostro gradimento. Sono pochi, sono tanti. Dimmi quanto ne vuoi di più. Dai, ancora due, more. Oh, ho sporcato di sugo. Buon appetito, bella gente. E alla salute con una bella birretta. Chi se ne frega che si vede la marca, non ti faccio mica pubblicità io. Beh! Tra poco partiremo per andare in un altro posto. L'area di sosta di San Vincenzo, gratuita, con carico e scarico di acqua, non è male. Un po' di vento, stanotte mi sono svegliato così, sono andato a letto più o meno alla una, sentivo un po' di vento e non è proprio bello sentire il vento, perché poi dicono che ribalta i camper. Birra finita, la mettiamo qui. Salute ragazzi, salute amore mio, cin cin, alla nostra. Si parte, faremo ancora un po' di chilometri e, come vi ho annunciato all'inizio del viaggio, verso sud, perché vorremmo vedere anche il Lazio. Troppe cose non ho ancora viste a 43 anni e adesso che vivo con la mia dolce metà dentro un camperino e ho una piccola possibilità di muovermi, voglio farlo. La Toscana è bellissima, posti meravigliosi, arte. Penso che anche il Lazio, Roma, che piacerebbe tanto vedere, non l'ho mai vista, avrà dei posti spettacolari. Ma veniamo a noi, beh, oh, che fame, che buoni sti cosi, beh. Quando cucino il termolo mio, guarda, mi mangio fuori di testa. Scusate ragazzi se vi faccio i video mentre mangio, ma ho fame. Fusilli al sugo, ragazzi, sono quelle melanzane buttate dentro brutalis. È proprio un piatto vichingo, secondo me. Non so cosa mangiassero quei cornutoni là dei vichinghi, ma sono sicuro che se avessero provato questi, pane, bicer de vin, alla nostra. Manco da circa 15 anni dalla Toscana, andai in campeggio in tenda a Marina di Bibbona. Bello, si mangiava da Dio. Il mare era sempre arrabbiato, però. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla live. Voglio condividere la mia poca esperienza con chi ne ha più di me, meno di me. Sicuramente la maggior parte ne aveva più di me. L'idea era quella di raccogliere opinioni di gente che comunque col camper
fatto già tanti chilometri, per sentire che cosa ne pensa di un tipo di camper piuttosto che un altro. In questo modo, dal mio punto di vista, c'è confronto, quindi ci può essere crescita. E dove si può imparare qualcosa, io ci metto il naso. Toscana bella, anzi direi meravigliosa. Offerte di lavoro c'è qualcosa, bisogna approfondire, vedere. Purtroppo in quest'area di sosta non c'è la possibilità, ho chiesto al titolare, lavorare, perché semplicemente taglia l'erba, taglia quattro rami, non ci sono tanti lavori da fare. Magari nella prossima sì. Molto semplicemente mi accontenterei. Vitto, gasolio, assicurazione, fine. Acqua, compresa nel vitto, luce. Adesso che so, la scarpetta me la dovete concedere. Quindi adesso io dovete sapere che io, quando inizia la padella e il piatto da mangiare, sono felice e gasato come un pastore maremmano davanti alla sua ciotola. Ora c'è mia moglie che ride perché sa che è vero. Quando il piatto comincia ad arrivare a metà, cominciano a venirmi domande del tipo: ma perché sono nato? Ma cosa ci faccio io qui? E quando, come in questo momento, ce n'è poca, forse la vedete, io comincio ad avere bisogno di uno specialista. Però poi mi passa subito. Guardate che io non sto scherzando, io sono talmente un mangione che è così per me. Voi mi guardate, mi dite che vi divertite a vedermi mangiare gli spaghi, adesso sto mangiando i fusilli. Scusate Ruttino, che non lo taglio, perché ci sta, eh. Ruttino non è niente di che, lo fanno anche i bambini, to to to. Io sono veramente così, ragazzi. E non mi ci metto neanche a provare a fingere di essere diverso, non mi interessa la spontaneità. Quando io trovo una persona spontanea che mi dà quella sensazione di buono, di bontà, di relax, perché alla fine, se ci pensate, le persone che sono se stesse sono esattamente come un bambino di 2 anni, di 3 anni, che arriva, ti sorride, ti abbraccia. Che cosa c'è di più bello che essere spontaneo? Non è facile, ho passato un periodo della vita in cui ero timido, però lavorando su se stessi ci si può arrivare. Oggi ho fatto schifo, ve lo dico, sto facendo un po' scarpetta col pane e un po' con le mani. C'è mia moglie che ride e si tiene da ridere. Però buoni, però, eh. Complimenti, amore. Alla fine, ragazzi, quali sono i piaceri della vita? Amare, fare l'amore con la persona che si ama, mangiare, fare il bagno dentro un'acqua tiepida al sole, qualcosa del genere, avere un animale che ti corre incontro, vincere del denaro? Boh, a me non è mai capitato, quindi non ve lo posso dire. Molti dicono: ah, se vincessi di qui, se vincessi di là. Io penso di aver fatto la più grande botta della mia vita il giorno che ho incontrato mia moglie. Se mi avessero messo una montagna di soldi a fianco a lei, mi spiace aver scelto mia moglie. Perché i soldi, se usi il cervello, li puoi fare. Se non ci riesci la prima volta, ci riprovi. E se continui a non riuscirci, vuol dire che devi cercare ancora. Senti che vento. Quindi, adesso sono in depressione completa. Siete? Questo per me vuol dire depressione completa. Padella che prendi, la pulisci appena appena. Cincino, amore. A noi e ai nostri amici di YouTube. Ciao ragazzuoli, buona giornata, salute.